poco lontano dal centro di Pesaro, alle pendici del Monte San Bartolo, l'antico Monte Accio, troviamo una tra le più belle ville antiche del territorio pesarese, Villa Caprile, una villa di delizie ante litteram, una villa caratterizzata da una graziosa altana e circondata tutta intorno dai suoi lussureggianti giardini. I giardini frontali, terrazzati, tre terrazze. La prima destinata ad ospitare un giardino formale all'italiana, la seconda al pomario, alle piante da frutto, la terza alle essenze odorose. Sotto questi terrazzamenti troviamo le grotte con i giochi d'acqua. Sì, perché la villa è luogo di svago e i padroni di casa al tempo, nel Settecento, amavano giocare con i loro ospiti, magari chiudendoli dentro questi piccoli ambienti e grazie a degli automi spruzzarli addosso acqua. La villa al suo interno ha svariati ambienti affrescati, sempre sui temi della natura, della mitologia. Tra questi ambienti, la Galleria degli Stucchi, voluta dal marchese Francesco Mosca, che diede incarico allo scultore e plasticatore Antonio XXXIX di realizzare sulle pareti degli stucchi raffiguranti storie degli apostoli. E all'interno di questa galleria, quasi poste come delle sovrapporte, troviamo le effigi di Ferdinando IV di Borbone, duca di Parma, al quale il marchese era legato, essendo stato suo gentiluomo di camera, e del papa allora regnante, Pio VI Braschi. Sempre ad Antonio XXXIX si deve la pala d'altare in stucco all'interno della cappellina neoclassica della villa, una pala d'altare copia delle stimmate di San Francesco di Federico Barocci. Dalla villa poi, grazie ad un viale di tassi, si giunge al teatrino di Verzura. E qui possiamo ricordare quei convegni realizzati dall'Arcadia pesarese. E possiamo anche ricordare gli svariati ospiti di questa villa. Viene in mente Casanova, Stendhal, forse il cigno di Pesaro, Gioacchino Rossini. E tra questi, Carolina di Brunswick, principessa del Galles, moglie di quello che sarà Giorgio IV d'Inghilterra, che, separatasi dal marito, arriverà a Pesaro. Si innamorerà di questa città tanto da passarci 2 anni, dal 1817 al 1819, abitando in un primo periodo proprio all'interno di questa villa. La villa fu venduta dagli eredi di Mosca nel 1876 all'Accademia Agraria di Pesaro. Negli anni 20 fu acquistata dall'amministrazione provinciale di Pesaro Urbino. Oggi Villa Caprile è sede dell'Istituto Agrario Cecchi, che mantiene intatto lo splendore dei suoi giardini e la tenuta circostante.